Con il titolo conquistato a Roma nel 1934, gli azzurri approdano al Mondiale di Francia con i favori del pronostico. Il 5 giugno a Marsiglia, l'Italia, nella partita d'esordio, affronta la modesta Norvegia e supera il turno solo dopo i tempi supplementari. Piola segna il gol decisivo e spiega così il perché di una gara stranamente giocata. C'è dei retroscena che nessuno forse sa in questa partita. Siamo stati, si può dire, 2 mesi in clausura. Siamo stati proprio 2 mesi che le donne sono state eliminate. Ecco perché si è fatto l'effetto opposto. Siamo andati in campo, vedevamo 2 palloni. Nel turno successivo allo Stadio Colombe di Parigi è il turno della Francia. Una prova gagliarda e magistralmente condotta conquista anche lo scettico pubblico sugli spalti. Al gol di Colaussi segue il pareggio lampo dei francesi, poi 2 volte Piola affonda i transalpini. Il 16 giugno a Marsiglia siamo opposti al Brasile. Gli azzurri dominano in lungo e largo, Colaussi e Meazza ci portano in finale e l'inutile gol dei brasiliani siglato da Romeu suggella il risultato finale, 2-1. A Parigi, il 19 giugno, Italia-Ungheria è la finale.